Esercizi Amaldi, numero 15, pagina 1002. Due sottili barrette conduttrici di resistenza complessiva R chiudono questo circuito su un'asta di resistenza trascurabile. L'angolo di apertura θ aumenta nel tempo secondo la legge alfa t, con alfa parametro costante. Il campo B viene acceso a un secondo e a due secondi nel circuito circola una corrente di 1,6 mA. Calcola la resistenza totale di queste due barrette. All'inizio, per semplicità, immaginiamo che il campo B sia acceso sin dall'istante 0. Poi introdurremo l'accensione all'istante 1 secondo. Questa è la legge oraria di apertura dell'angolo θ, dove ho sostituito il parametro alfa, pi greco sesti radianti al secondo, con la lettera omega, perché in effetti questa qua è la velocità angolare. Vuol dire che ogni secondo l'angolo aumenta di 30 gradi, pi greco sesti radianti. Infatti, all'istante 0 l'angolo vale 0 e quindi le barrette sono chiuse una sull'altra. Dopo un secondo l'angolo è pi greco sesti radianti, cioè 30 gradi. Questo è l'angolo di 30 gradi dopo un secondo. E dopo due secondi l'angolo raddoppia e diventa di 60 gradi. Poi l'angolo aumenta ancora fino a diventare un angolo di pi greco, 180 gradi. Chiamiamo beta la semiapertura, quindi teta mezzi, che varia da un minimo di 0 gradi a un massimo di 90 gradi. L'accensione del campo B avverrà a un secondo, quando le aste hanno una semiapertura di 15 gradi, mentre la corrente di 1,6 mA si riferisce alla situazione all'istante 2 secondi, quando la semiapertura è di 30 gradi. Questa corrente la chiamo I2, la corrente dopo 2 secondi. L'incognita è la resistenza complessiva di queste due barrette, quindi la trovo invertendo la prima legge di Ohm del circuito intero, F uguale RI. R da calcolarsi all'istante 2 secondi, perché in quel momento conosco la corrente. Quindi mi serve calcolare la FEM all'istante 2 secondi, F2. La FEM in ogni istante è data dalla legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, quindi è meno la derivata temporale del flusso magnetico. Questa va calcolata ad ogni istante in generale e poi all'istante 2 secondi per calcolare F2. Per calcolare la FEM ad ogni istante serve prima calcolare il flusso magnetico al generico istante t. Il campo B è uniforme e costante almeno da un secondo in poi e viene verso di noi, attraversa l'area del circuito triangolare. Come al solito noi definiamo il verso positivo convenzionale in senso antiorario. Quindi abbiamo il vettore superficie di questo circuito che viene verso di noi, il campo B pure, e perciò il flusso è positivo, il flusso magnetico. E si calcola semplicemente BS, perché il campo B e il vettore superficie sono allineati nello stesso verso, l'angolo tra di loro è 0. Per calcolare questo flusso conosco il campo B, mi serve calcolare l'area. L'area del triangolo, la semibase per l'altezza. L è la lunghezza di ciascuna barretta, la semibase B mezzi è L sen beta, l'altezza è L cos beta. Moltiplicando semibase per altezza ottengo l'area del triangolo, questa. Nell'ultimo passaggio ho utilizzato l'identità goniometrica, 2 sen beta cos beta è il seno di 2 beta, cioè il seno di teta. È interessante studiare l'area come varia con il tempo e con l'angolo. È essenzialmente la funzione sen teta, che assume valore 0 all'inizio e alla fine e valore massimo all'angolo intermedio, quando la semiapertura, questa è la semiapertura, vale pi greco quarti, cioè 45 gradi. Dunque l'area ha un andamento crescente e poi decrescente. In questo grafico è riportato, al variare dell'apertura teta e anche della semiapertura teta mezzi, la forma di questo circuito triangolare, che parte con area 0, termina con area 0 e raggiunge il valore massimo dell'area quando il triangolo diventa rettangolo e isoscele. Dunque l'area si allarga fino a questo momento e poi si stringe di nuovo fino a 0, mentre l'altezza si abbassa secondo l'andamento L coseno di beta, H uguale L coseno di beta, che è rappresentato da questa curva che sarebbe appunto il coseno di beta, dal valore massimo L fino a 0. Ricordiamo che c'è sempre il campo B, induzione magnetica, che viene verso di noi, che attraversa l'area variabile di questo circuito triangolare.
All'inizio il flusso magnetico è zero, anche alla fine, perché l'aria si riduce a zero e questo flusso magnetico aumenta fino a questo momento e poi diminuisce. Il flusso magnetico avevamo visto che si ottiene moltiplicando B per S, quindi B per questa espressione. Il flusso magnetico essenzialmente ha lo stesso andamento identico dell'area, infatti è la moltiplicazione di B per l'area, quindi è un seno. Di cui a noi però interessa non tanto il valore massimo o il valore zero agli estremi, quanto la rapidità di variazione, perché è la rapidità di variazione che poi genera la femmina indotta nel circuito e anche la corrente che scorre nel circuito I. Vediamo che la rapidità di variazione del flusso magnetico è massima all'inizio e alla fine. All'inizio è massima positiva, alla fine è massima negativa. Cioè vuol dire che il flusso magnetico all'inizio aumenta con la massima rapidità possibile, perché è massima all'inizio la rapidità con cui aumenta l'area del circuito e il flusso magnetico diminuisce con la massima rapidità possibile alla fine, perché è massima la rapidità con cui diminuisce e si azzera l'area del circuito. Dunque è massima positiva la derivata del flusso magnetico all'istante iniziale. E allora la FEM, che è la derivata cambiata di segno, è minima all'istante iniziale e invece la FEM è massima all'istante finale, perché lì è massima negativa la derivata del flusso magnetico. Quindi già capiamo che la FEM ha un andamento del tipo meno coseno di teta. E infatti i calcoli lo dimostrano, basta fare la derivata cambiata di segno del flusso magnetico, che è questa espressione qua, derivando e cambiando di segno questa espressione otteniamo quest'altra, dove θ punto è la rapidità di variazione dell'angolo di apertura e quindi è la velocità angolare omega. Infatti, se andiamo a derivare la funzione θ in funzione del tempo, quindi andiamo a cercare θ punto, troviamo omega. Quindi sostituiamo θ punto con omega e abbiamo questa espressione qua per la FEM istantanea che si genera nel circuito triangolare. Quindi si conferma che la FEM ha l'andamento di un meno coseno, cioè di un coseno che è stato ribaltato simmetricamente rispetto all'asse orizzontale. Si vede anche giustamente che la FEM è negativa quando il coseno è positivo e quindi quando l'angolo di apertura θ si trova fra 0 e pi greco mezzi, oppure la semiapertura fra 0 e pi greco quarti. Che la FEM sia negativa in questa prima metà dell'allargamento del circuito e positiva nella seconda metà si intuisce anche con la legge di Lenz. Infatti, nella prima metà dell'allargamento, quindi da questo momento fino a questo, il flusso magnetico aumenta perché aumenta l'area del circuito. Allora il circuito vede sempre più linee che lo attraversano verso di noi. Cerca di contrastare questo aumento del numero di linee di B, generando una corrente in senso orario e quindi un B indotto che entra nel foglio. Quindi si tratta di una corrente negativa perché, come al solito, abbiamo orientato positivamente il circuito in senso antiorario. Questa corrente negativa è dovuta a un campo elettromotore indotto che circola in senso orario, quindi che ha una FEM, una circuitazione negativa, che appunto sarebbe questa qua. Invece, superata questa posizione, il flusso magnetico cala perché l'area si stringe e allora il circuito fa circolare la corrente nel verso contrario, cioè nel verso antiorario. Stavolta la corrente quindi è positiva perché il circuito vede diminuire le linee del campo B che lo attraversano e cerca di reimmetterle attraverso il suo campo B indotto, che esce dal foglio verso di noi. La massima corrente elettrica indotta si ha all'inizio, una corrente massima negativa perché circola in senso orario, e alla fine perché circola in senso antiorario ed è positiva. Questi, il momento iniziale e il momento finale, sono i due momenti di massima reazione del circuito, perché il flusso magnetico sta variando più rapidamente di tutti. Quindi, concludendo, abbiamo un campo elettromotore indotto che circola in senso orario. Qui non circola più perché per un attimo l'area non aumenta né diminuisce, ma rimane stazionaria. E
e quindi anche il flusso magnetico rimane stazionario e per un attimo il circuito non reagisce. Dopodiché il campo elettromotore indotto diventa antiorario. Tutto questo vale immaginando che il campo magnetico sia acceso sin dall'inizio, dall'istante zero. Se il campo magnetico viene acceso all'istante un secondo, quando l'angolo di semiapertura era di 15 gradi, quindi pi greco dodicesimi radianti, allora vediamo che il flusso magnetico è zero fino a quel momento, poi improvvisamente si porta al valore uguale a quello che i valori di prima, cioè dei grafici che avevamo disegnato prima. In pratica l'unica cosa che cambia è questo flusso magnetico non segue questa curva all'inizio, questo andamento, ma rimane spento fino a questo punto, fino a questo istante, poi improvvisamente il flusso magnetico aumenta e si riporta ai valori del grafico precedente. Di conseguenza la FEM all'inizio non c'è perché il flusso magnetico rimane costante fino al primo secondo e perciò il circuito non reagisce. Poi improvvisamente c'è un aumento praticamente verticale del flusso magnetico, quindi un aumento improvviso con una forte reazione negativa, quindi una FEM negativa del circuito che si riporta poi al valore normale, cioè al valore al grafico che avevamo trovato anche prima. L'accensione del campo magnetico avviene a un secondo qui, quando la situazione è questa, ma l'informazione sulla corrente elettrica 1,6 mA noi l'abbiamo a 2 secondi. Questo vuol dire che in pratica non ci importa niente del fatto che il campo magnetico venga acceso dopo un secondo, tutto va come se rimanesse acceso sin dall'inizio. Inoltre vediamo che questa informazione, la corrente elettrica, dopo 2 secondi, dobbiamo metterci il segno meno perché si tratta di una corrente elettrica che scorre in senso orario, quindi negativa. I2, cioè dopo 2 secondi, meno 1,6 mA. Finalmente possiamo calcolare la resistenza complessiva delle due aste. Con la legge di Ohm basta calcolare la FEM dopo 2 secondi. Questa è la FEM. Dopo 2 secondi abbiamo visto che l'angolo di apertura è 60 gradi, θ2. In quel momento quindi il coseno di 60 gradi fa 1/2. Andiamo a sostituire tutti gli altri dati, B, L, L è la lunghezza dell'asta, 10 cm, i segni meno si semplificano, questo meno si semplifica con il meno della corrente I2 e giustamente viene una FEM, cioè una resistenza positiva, che è pi greco sesti ohm, circa 0,52 ohm. Vediamo l'unità di misura, Tesla, metro quadrato, radianti al secondo e sotto c'è ampere. Ampere per secondo fa coulomb, eccolo qua. Radianti lo levo perché è un'unità di misura fittizia. Metro quadrato lo ricopio, al posto di Tesla, newton su ampere metro. Semplifico, newton su coulomb, l'unità di misura del campo elettrico, volt su metro, lo sostituisco con volt su metro. Il metro si semplifica con questo metro, rimane l'ampere, ma volt su ampere, per la legge di Ohm, fa appunto ohm. Sarebbe la legge R uguale V su I.